Montalbano è tornato ieri sera sugli schermi della televisione. Boom di ascolto. Ancora una volta questa ficzione si sta confermando un autentico successo, sangue vivo per la RAI. Ma andando a fondo di questo successo si scopre una cosa insolita, cioè Montalbano sta portando in Sicilia, nella terra dove lui opera, non soltanto successo, ma anche ricchezza. E noi siamo andati in una città bellissima della Sicilia, Ragusa, dove si sta verificando un fenomeno che noi analizzeremo con il signor De Paolo, il quale è un agente immobiliare di Ragusa. Si parla di un tour Montalbano per i turisti. Che cos'è esattamente questa espressione? Il tour Montalbano. Che fanno i turisti? I turisti scoprono tutti i luoghi di Montalbano, dove è girata tutta la fiction di Montalbano. Tutti i luoghi di Montalbano, diciamo che sono tutta la provincia di Ragusa è coinvolta nelle riprese della fiction Montalbano. Abbiamo Ragusa Ibla, abbiamo Scicli, dove c'è il commissariato, Punta Secca, dove c'è la casa di Montalbano, ma anche Donna Lucata, che appartiene sempre a Scicli, dove di solito vediamo il commissario sfrecciare nel lungomare proprio di Donna Lucata. La fiction per noi è molto importante, anche la regione se ne è accorta e aiuta proprio diciamo con sovvenzioni la troupe di Montalbano. Senta un E po', mi dica. quali sono, diciamo, i centri principali? Ragusa, Scicli e poi? Noi abbiamo esattamente Ragusa Ibla, che è tutto il nostro centro storico di Ragusa, e Scicli proprio con il comune di Scicli, dove abbiamo il commissariato, ma nella realtà è proprio il comune di Scicli, quindi dove si svolgono le assemblee esattamente. E poi abbiamo tutto il nostro lungomare, ma anche il castello di Donna Fugata, che è molto bello, molto apprezzato, che appartiene sempre a Ragusa, dove spesso Montalbano incontra i boss della mafia. Senta una cosa, qual è il centro di questo itinerario meglio conservato? Ecco, a lei quale centro piace di più? Sia sincero. A me piace sicuramente Ragusa Ibla perché appartengo a Ragusa, ma nulla da togliere a Scicli perché Scicli anche è conservata benissimo e se effettivamente è il centro, il fulcro di tutta la fiction Montalbano. Quindi Scicli e Ragusa Ibla sono i due punti più salienti, ma non posso dire Punta Secca dove c'è la casa di Montalbano. Arriva al mare, dove oggi fanno anche le cosiddette arancine di Montalbano, cioè. Senta una cosa, il commissario, diciamo, Zingaretti, va, per intendersi, agisce prevalentemente in una cittadina di fantasia che si chiama Vigata. Ora, Vigata, sì. Vigata non esiste se non nell'immaginazione dello scrittore, del papà di Montalbano, che è Camilleri, come lei sa. Ecco, Sì.
Se lei dovesse scegliere un paese che si avvicina a Vigata, che sceglierebbe? Non si faccia condizionare dal fatto No, che lei è un ragusano. sicuramente Scicli con Donna Lucata rappresenta meglio Vigata, anche se oggi qualche costruttore e nel settore immobiliare a Punta Secca hanno fatto un residence Borgo Vigata. Senta un'altra cosa, stiamo parlando di questo fenomeno televisivo e stiamo parlando sotto l'ottica economica del fenomeno. I giornali sostengono che il ragusano, questa è diciamo, la tesi che ieri esponeva il Corriere della Sera Economia, che il ragusano ha sopportato meglio delle altre zone della Sicilia quella che è stata la grave crisi economica che ancora lambisce il nostro paese. E ciò proprio in forza di questa ficzione che va sugli schermi televisivi, non solo italiani. Lei che cosa ne pensa di questo giudizio? È così. Effettivamente c'è un ritorno economico dalla fiction, perché oggi diciamo, la nostra risorsa economica, a parte la zootecnia e l'agricoltura, è il turismo. Il turismo sta avendo uno sviluppo molto elevato e ancora agli albori, però si sta sviluppando molto bene. La fiction che pubblicizza i nostri luoghi ci dà un ritorno economico enorme. I turisti ci cercano appunto il tour di Montalbano, cercano di visitare i luoghi di Montalbano e tutta la provincia di Ragusa ne beneficia. E infatti tutti gli immobili verso il mare o dei luoghi della fiction diciamo che hanno supportato meglio il calo immobiliare che c'è stato. E per fortuna diciamo, già si intravede una ripresa, cosa che prima era un po' un'utopia. Senta una cosa, signor De Paolo, qual è esattamente la situazione nel campo dell'immobiliare? Il prezzo delle case a Ragusa è aumentato? È stabile? Qual è la situazione? Lei come agente immobiliare che giudizio dà? Allora, per fortuna ora ci siamo stabilizzati, c'era stato un calo, ora si è stabilizzati e si ritorna, soprattutto nei luoghi di Montalbano, si ritorna a chiedere qualche cosa in più. Una percentuale, non si può dire del 2-3%, di aumento delle case, dei prezzi delle case nelle zone dei luoghi di Montalbano. Scicli, che è una delle città principali della fiction, ha mantenuto più di altre il prezzo alto, ma anche Ragusa Ibla e soprattutto la zona Punta Secca e Marina stanno di nuovo rialzando i prezzi. Bene, senta, un altro indice dell'aumentato flusso dei turisti nella vostra area è ricavato da quello che è il conteggio delle persone che sono giunte all'aeroporto di Comiso, che non è molto distante dalla vostra area, dalla vostra zona. Si parla addirittura in un anno di 400.000 persone che sono girate per questo aeroporto. Ecco, dal punto di vista dei trasporti, la vostra area è
Com'è Servita? Chi fa il tour montalbano? Come si trova? Strade buone, servizi ottimi, accoglienza. Qual è la situazione? Sicuramente l'accoglienza è quella classica siciliana, ottima accoglienza, questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda le strade, ora si intravede uno spiraglio, perché stanno per completare, o comunque già è in itinere, la Siracusa-Gela come autostrada. Essendo noi l'ultimo lembo della Sicilia, abbiamo patito il sofferto per quanto riguarda la nostra rete autostradale che era carente. L'aeroporto ci ha dato una grossa spinta con Ryanair che effettivamente porta tanti turisti e quindi abbiamo uno sviluppo su questo campo e infatti si stanno procedendo anche agli appalti delle varie bratelle Ragusa-Catania che effettivamente prima non ci si pensava. Ora con l'avvento del turismo e questo afflusso enorme che abbiamo anche all'aeroporto con nuove tratte, anche abbiamo Milano, abbiamo il Comiso Londra, cose che erano impensabili 5-6 anni fa. L'ultima domanda. Lei vede Montalbano? Vede la fiction? Abbiamo visto la fiction in Montalbano, la prima, abbiamo visto il giovane Montalbano e vediamo anche l'ultima puntata del commissario. Bene, e sinceramente, mi dica, la Sicilia che presenta Camilleri che appare da questa fiction, è la vera Sicilia oppure è, come dire, una Sicilia che è profondamente cambiata negli ultimi tempi? Lei come vede la sua terra? Allora, la Sicilia negli ultimi anni è profondamente cambiata. Sicuramente nell'animo della fiction, che è quello che spero che voglia rappresentare Camilleri, è quello che vediamo noi siciliani, è una terra ricca, che è generosa e accogliente. Questo noi vediamo della fiction Montalbano. Gli stereotipi della mafia o quello che giustamente arriva d'impatto della fiction, secondo me sono quelle cose che servono alla fiction per fare ascolti. Ma Montalbano, ci chiedono appunto il tour Montalbano, o ci chiedono le arancine, o ci chiedono il mangiare perché la fiction sta rappresentando quello che è la Sicilia, natura, cibo e accoglienza. La ringrazio moltissimo perché lei ci ha dato la possibilità di vedere, diciamo, il commissario Zingaretti e la sua terra bellissima, che è la Sicilia, sotto un'angolazione mai esplorata, quella di un certo momento economica.